giustamente Valerio mi faceva notare dei voice kids, io perché vado in automatico con l'attualità, era ti lascio una canzone. Allora, voi volete tutti e tre diventare degli Etoile? Guarda Emiliano, com'è andata ieri il debutto? Benissimo, un'emozione unica, veramente. E voi avete, tu 14, 12 e 12? Esatto. Mamma mia. Mamma mia. E poi sono bravissimi, abbiamo visto le prove prima. E adesso sono ballate, dai, vediamo una clip dal musical. Bravissimi. Bravi e belli. Che cosa importa se non hai una small, né media large, ma XXL. Conta soltanto un cuore qui, spalle dritte, petto in fuori e vai. Che cosa cambia se sei sotto stress? Ti basta un bel Campari Essence, poi ti serve ridere, sguardo dritto e non voltarti mai. Sempre insieme, 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 sempre insieme. Ascoltate, forse avrei dovuto dirvelo, avrei dovuto parlarvene, sono stata... Stammi a sentire! Ah, calma, calma, pa, aspetta un attimo. Chi ti ha dato il permesso di insegnare a ballare a quel ragazzo? Temo che se continuiamo a parlare perderemo l'audizione. Ha una vaga idea di quello che sta succedendo in città in questi mesi? Che intenzione? Ballare, un maschio! C'è Rossella Brescia che fa l'insegnante di danza, Billy Elliot, ce lo ricordiamo tutti, è questo bambino che esclama: io non voglio una qualunque adolescenza, io voglio diventare un ballerino. Quando è che lo hai pensato, Emiliano? Io da sempre, da quando ero piccolo. Infatti io ho iniziato a ballare quando avevo 5 anni. E come ballavi? Che facevi? Allora, io in pratica, mentre guardavo i cartoni, e aspettavo sempre che arrivava la pubblicità, in modo tale che c'era la musichetta e iniziavo a ballare, no? E... Scusa, fammi la musichetta, Antonio, ma è meraviglioso! E quindi non mi dimenticherò mai che un giorno mia madre, insieme a mio padre, mi hanno chiamato nell'angolo della cucina e mi hanno detto: Emi, vuoi andare a ballare? E da lì in poi, cioè, sono proprio esploso di emozione e ho iniziato questa passione. Io non riesco. Senti, ma è vero, sai chi è che ha il fratello? Sei tu che hai il fratello che costringi a ballare? Chi sì. È? Tuo fratello, sì. Aspetta, che si chiama? Emanuele. E qui che dice Emanuele? Allora, mio fratello quando era piccolo mi odiava perché io lo costringevo sempre a fare i musical, no? Mi inventavo dei musical e gli facevo: tu devi fare questo, montavo le coreografie. Però ora è diventato anche lui ballerino, però lui balla, fa pallone e gioca a calcio, quindi... Tanta roba! E batteria anche. Allora, tu Romano, Brian sì. Romano e invece Andrea di Taranto, giusto? Sì. Voi due siete due figli d'arte, giusto Andrea? Sì. Mia madre è insegnante di danza e mio padre di canto. Sin da quando sono piccolo mi sono appassionato subito alle materie che insegnavano i miei genitori. Infatti hanno un'accademia dove studio attualmente ed è una delle cose più importanti che io possa fare nella vita. E è il turno di Brian, che mi può raccontare qualcosa sulla sua così, formazione. Mia madre ha una scuola di danza, ormai da parecchi anni, da 40 anni. E io mi ricordo, ero piccola, avevo 3 anni, mi mettevo a giocare a pallone con gli amici, nel mentre che mia madre insegnava alle bambine. Poi un giorno mia madre mi consigliò di entrare in sala a provare una lezione. Io no, no. Quanti anni avevi? 3. 3 anni? Dicono. Io dopo ripetuti no, poi... Cosa sono sti bambini? No, vabbè. Li amo. Sono entrata in sala, ho fatto la lezione, mi è piaciuto e da lì è nato tutto. È proprio la storia di Billy Elliot. Tu fai il padre di Billy Elliot. Che va dalle bambine e viene coinvolto dalla maestra di danza, Rossella Brescia, a fare questo. Ma posso dire una cosa che riguarda il nostro regista? Guarda, Massimo Piparo. Adesso lo diciamo di Massimo Romano Piparo, che è sempre nei nostri cuori, dei Voice Kids, però l'ho evocato prima, lo vediamo, il vero Voice Kids, i ragazzini sono venuti da noi più volte, li amiamo
tutti, perché il talento va sempre accolto, valorizzato come un gioco. Poi, no? Se sono rose fioriranno, come dicevano le nonne, B, vai. Non esiste il piano B. Ricordo che in Billy Elliot il papà, interpretato al Sistina da Giulio, si oppone alla voglia del ragazzino di emergere attraverso la danza per il nome di pregiudizi, luoghi comuni, la danza viene considerata un'attività da femminucce, eccetera. Come sono stati scelti loro da Massimo Piparo? Immagino che sia stato Massimo. Massimo ha fatto una selezione in tutta Italia proprio e fino all'ultimo ha preso un certo numero di Billy che pian piano si sono ristretti fino ad arrivare a questi tre. Ed è stata una scelta molto oculata, perché è andata a cercare in tutte le scuole di danza, in tutte le cose, ha fatto incontri in tutta Italia. Come sono state le selezioni? Vi eravate in ansia, eravate invece gioiosi? Perché poi insomma anche la paura di non arrivare primi, no? Poteva essere molto frustrante per voi. Come l'avete vissuta, Emiliano? Io ero molto molto in ansia, soprattutto perché era la prima volta che facevo un musical, perché io non ho mai intrapreso questa disciplina, né canto né recitazione, e quindi ero molto in ansia, soprattutto per come potevo apparire poi agli occhi di Piparo. Perché canta pure. E quando ti hanno detto sei stato preso? No, troppo felice. Cosa hai fatto? Ho festeggiato con tutta la mia famiglia, però ancora bisogna aspettare, perché, cioè, nel senso, non ho festeggiato subito perché non era ancora detto che... Ci hai rientrato nelle varie finali, certo, no? Andrea? Quando ho saputo che era ufficiale questa cosa, ero a lezioni di canto, credo che non me lo scorderò mai. È venuta anche mia madre e mi hanno dato questa bellissima notizia, e da lì abbiamo festeggiato con tutta l'Accademia, è stato bellissimo. E Brian, dove eri quando ti hanno detto sei stato preso? No, io ero ritornato dopo aver fatto lezione all'Accademia e sono tornato alla scuola di mia mamma. Di solito torno e vado a fare stretching, mi riscaldo. E lei mi aveva detto che era arrivata una chiamata, che ero stato preso. E quindi? Felici, tantissimo. Senti, ma quanto sono carini? Tu hai fatto il fotomodello bimbo, no? Sì, no. Ti rivedi un po' in loro? I tuoi genitori che ti dissero? No, i miei genitori erano proprio in disaccordo con tutto, infatti io facevo tutto di segreto. Allora, per il modello... la risposta era che la bellezza finisce, quindi cercati un altro lavoro. Per l'attore... Vabbè, intanto che finisce, però diceva Uso, no? Infatti, per l'attore invece uguale, non è un lavoro... Ma infatti nel film anche dipende un po' in che contesto sei. Se nasci in un contesto di artisti, secondo me sarai certo, più spalleggiato. Però ad esempio Emiliano nessuno ti ha ostacolato. No. Bene. Anzi. Senti, ma volete farmi subito vedere di cosa siete capaci? Ce l'avete preparata qualcosa? Yeah! Ma poi
con queste magliettine a righe. Dove si sposta? Come quella di Billy Elliot. Sanno già dove andare? È quella. Sanno già, io mi siedo, fanno loro. Avete visto già le prove? Sì, io non ho visto le prove. Io non volevo guardare le prove per godermeli. Dal vivo. Ma loro, che sono dei professionisti seri, non hanno fatto un plié, cioè rimasti fermi e sono andati avanti come se nulla fosse. Allora, vi faccio vedere una clip di bimbi famosi del passato, sempre, perché è buon vento per voi. Vai! Tu hai fatto danza? Sì, però io ero un po' più grandicella di loro. Io adesso ho il problema di mia figlia Ginevra, perché? Beh, che ha 5 anni e dentro di lei ha un dottore perché vede il papà e una... lei dice rockstar, ma in realtà... Che saresti tu. Si è divisa a metà. Per ora sono in vantaggio io, perché lei ha 5 anni, davanti allo specchio balla, canta, fa di tutto. Il papà passa con un'aria molto preoccupata, osserva, si diverte, ma non è d'accordo. Bella. Io invece faccio e vai! E poi vuole fare anche la dottoressa, però, quindi chissà cosa prevarrà. Tu comunque non la ostacolerai, avendo avuto tu un... qualunque sia la sua scelta, io, no? I miei genitori mi hanno lasciato libera di poter decidere di fare quello che più amavo e lo farò con lei, perché non bisogna tarpare le ali ai figli, ma bensì accompagnarli, seguirli, però... farle prendere la scelta che voglio. Che mi stai facendo? Con noi c'è anche Billy Elliot adulto. Carino, che a un certo punto dici. Voi lo sognate, no? Quindi li sognano come potrà diventare. E con grande piacere che ospitiamo Sergio Giacobelli. Benvenuto, grazie, accomodati. Allora Giulio, lavorare con loro com'è stato? Tu poi sei papà, i tuoi figli hanno preso strade diverse. No, guarda, è stata una sorpresa, perché ho visto innanzitutto una disciplina che raramente... Però questa passione, se la devi fare, la devi fare con disciplina. Cioè devi sapere essere sempre pronti, studiare, fare. Per cui loro hanno avuto veramente un impatto. Poi l'avete visti, cioè sono... Sì. Carinissimi, pazzeschi, simpatici, stupendi, comunicativi, bravi, per cui è stato veramente facilissimo. E già umili, che è una cosa importante a quest'età, già umili. Senti Sergio, quando tu eri bambino invece volevi danzare, hai avuto qualche ostacolo? C'è stato del pregiudizio, come avviene poi anche nella trama del film, che però è ambientato negli anni Ottanta, no? Della Inghilterra thatcheriana. Ma diciamo che la mia storia per alcuni versi è simile a quella di Billy. Davvero? Nel senso che comunque io ho lasciato Roma per andare a studiare a Londra, passando per Parma, quindi ho fatto un anno
a Parma e poi sono andato a Londra a studiare e sono rimasto lì, quindi attualmente vivo ancora a Londra, sono qui per la produzione. Mm-hmm. E in quel senso ho dovuto anch'io lasciare casa, affetti, amicizie, famiglia. Però, il pregiudizio c'era sulla professione di ballerino? Beh, diciamo che, sì, i compagni di scuola, alcuni mi davano supporto e c'era sempre qualcuno che amava fare dei commenti un po' sgradevoli, che si sentivano un po' più, voler dire delle cose non molto piacevoli, perché comunque la danza era vista come un po' nello spettacolo, anche per una cosa femminile, per le bambine, per le ragazze, quindi avere, che anche quando ho cominciato a fare lezioni di danza ero l'unico maschio. E come ti sentivi l'unico maschio? Beh, a me piaceva farlo, quindi per me non importava, per me era, io facevo quello che amavo fare, quindi non... Bravo! Come loro, salutiamo caramente i compagni di classe... sciocchi, stupidi e bravo. Potrei dire altre cose, ma insomma mi fermo. Sapete che mi ricordate un po' come atmosfera? Gian Burrasca, ve la faccio vedere. È vero, la maglietta. Mi chiama Gian Burrasca, è provvero che non è giusto, no. E no, mi chiama Gian Burrasca sol perché ce l'han tutti con me. Mi chiamo Gianni, anzi Giannino, sì, ma poi mi chiamerete Gian Burrasca pure voi. E non è giusto, io protesto, non so, un tale birbaccio. Mi chiamano Ciclone, Tempesta, Cataclisma, mi chiamano Gian Burrasca e a volte anche Nero. Io invece devo dire che cerco di ubbidire e anche di imparare la buona educazione, ma va sempre a finire che voi li fa arrabbiare ed io ci prendo il solito ceppo. Gian Burrasca, eccomi qua. E no, questo non mi va. Qui c'è Edgar che fa Giambura, ma che stai combinando? Perché ci sono talmente tanti bambini che c'è il bambino in me che sta scalpitando. Che sei molto più bambino di loro. Sì, sicuramente. Il romanesco, Valerio, che sappiamo tutto di te, che ha cominciato a cantare a 3 anni, appoggiato dai genitori, giusto? Sì. No, nel senso, i miei non facevano parte del mondo artistico, erano dei... mio padre è muratore, mia mamma commessa, però amanti della musica, mi hanno sempre appoggiato però. Eva? Tutto contrario, io vengo da una famiglia di contadini e poveri, 3 maschi, mio papà, mia mamma tutti contro di me. Mia mamma ha letto a dire rosario al Signore, di fargli cambiare idea perché mi voleva suora. Dall'altra parte io ho letto delle preghierine, Madonna ti prego fammi fare almeno un film, diventare attrice. Quindi questo è stato il mio, ho avuto tante difficoltà, ma alla fine qualsiasi lavoro c'è una disciplina. Non so chi l'ha detto all'inizio, qualsiasi lavoro che tu prendi, poi, lo studio, disciplina. È Andrea che stai già ai corsi della Scala, giusto, del Teatro dell'Opera, sei tu? Sì. Capito? Già una fortuna pazzesca. Cioè. Senti, Emiliano, tu hai debuttato ieri, sì. È andato meglio, peggio, come avevi previsto? Allora, come avevo previsto, sì, però bravo. Penso che si può fare sempre meglio. Bravo, hai capito? E poi comunque l'emozione non me l'aspettavo che era così tanto alta, cioè ero super super emozionata. E quando veramente. L'hai vinta l'emozione? Quando hai cominciato a ballare? Sì, quando ho cominciato a ballare mi sono dimenticato di tutto. E mi sono proprio sfogato, quindi è stato bellissimo veramente. Andrea, stasera sei pronto? Sì, sì. Qualche timore? Vabbè, certamente c'è l'ansia della prima esibizione, però dopo tante prove mi sento abbastanza pronto. Sì. Brian? Sono molto pronto, anche ieri e l'altro politico ieri ho fatto il personaggio di Kevin e comunque che non ha... tantissime battute, ma comunque è un'emozione fa grande. Un'altra parte di sempre. Nel frattempo gli altri che non si non fanno tutta la serata. Ok. Senti, ma volete dare una mano ai nostri affetti stabili, ragazzi? Perché sai che pure loro. No. Allora, comportamento del ballerino classico. Io ho fatto un po' di danza classica, ma poi sono passata perché al moderno. Perché adesso si fa presto a dire si balla. Io da qui abbiamo ballerini classici. Perché il protagonista vuole diventare un ballerino classico, sì, giusto? Sì, assolutamente. Eva fa danza classica. Io faccio danza classica da settembre, vedete la vita com'è bella. Da settembre. Faccio danza classica e la sbarra. Guarda che ha portato. Da settembre. Allora, cari amici, abbiamo qui casualmente, dov'è la telecamera, una sbarra. Casualmente, venite, com'è la gag, come funziona? No, aspetta, no. Sì.
Serena, ieri, visto l'incidente di Laura Freddi, poverina, le ho perso le scarpette per oggi. Ah, certo, non perché si è persa la scarpa. Ma adesso me devo mettere così. Certo, è certo. Beh, bello della diretta, no? Che mi tolgo capito, le scarpe. Ma ci vuole tempo per mettere questo. Allora, non lo so, cosa dovete fare voi? Cosa avete? Aspetta, arrivo, tutti con le scarpette. Guarda, mandiamo, abbiamo qua, vogliamo, mando una clip, sì, mando la clip del backstage. Poi dopo vedi, guarda, questo fa già le piroette, Edgar, ma che contieni? Si contenga, dai. Backstage. Non riesco oggi. Dietro io, sì. Dietro tutti. Allora, certo. Amici, abbiamo la Freddi sulle tutti con le grazie Eva per le prego, scarpette. Con le scarpette. Con le sue. Ecco. Che lezione, lezione di danza classica. Questa è la Serena, prima. Perché non ti metti anche? Ma non ci penso proprio, vai. Vieni, Serena. Seconda e grand plié. Grand plié. E grand plié. Giù, che schifo. Vabbè. Releve. Releve. E stai. 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 Sì. Stai. E giù. E giù. No, giù così, no. Allora, Serena. Un attimo. Ma quelle, cioè, queste cose guardate che ci sgridono. No, ma non lui, è così, però. Lui non è proprio bravo. No, è giusto Lido. Così. Lei, guarda, un po' scadente, però. Io, ragazzi, ma non ci forse lei è la più dotata, sì. Dai. Ma come? Oh, cioè, no, tu proprio, guarda. Un caso perso, bocciato. Ma dico. Grazie, Alessandro, andiamo così. Bisogna migliorare, però, perché c'è sempre da migliorare, grazie. Sì. Ma tu non mi hai nemmeno guardato, veramente. Ti ho guardato ieri, ho riferito. No, non mi hai guardato, io ti devo guardare. No, no, ha riferito. Però lei ha sbagliato. Hanno studiato. Lui il crampini anche l'ha fatto. Lui così, lui così. Andiamo, andiamo. Dai, un medico in famiglia. Adesso placatevi, però, non siate così cattivi. Un medico in famiglia. Guarda, guarda Serena. Hai idea di quante cose devo mettere in macchina? Ma se lo tengo io sulle mie ginocchia. No, tu c'hai da tenere il frullatore e la sacca delle scarpe. Ammazza, ma questo mi sta spezzando il braccio, Lele. Che ci hai messo dentro? Il ferro. I barattoli della salsa li hai presi? Sì, papà, l'ho presi. Papà, così non si chiude. Lo so anch'io che così non si chiude, che è la prima macchina che carico. Tu non hai idea di quanta roba ho fatto entrare io nel camion degli ebrei. Sì, sì. Quando... Passami la sacca, papà, su. Senti, sei sicuro di amarmi? Sì, infatti. Ecco, bene, perché avrei bisogno di una buona dose di convinzione per dire tutto a mamma. A tua madre lì? Sì. Alice mi ha detto che ha delle notizie importanti. Dimmi la verità, vieni qua. Non è che si è di nuovo messa con qualcuno? In un certo senso, sì. Comunque, sii sincero, è un delinquente? No, per questo puoi stare tranquilla. Lo dici poco convinto. Guarda, come se parlassi di me. Mamma? Insomma, quello sarei io. Ho fatto rivedere Un medico in famiglia, perché davvero ogni volta che torna Giulio non possiamo non ricordare questa serie che te ne ha vinti per quasi vent'anni. Mi hai fatto all'infanzia, diciamo. Sono quella di Pablo... sei sempre nell'infanzia, Giulio, veramente un viso, uno spirito da eterno ragazzo. Dopo aver lavorato su tutti i teatri d'Italia, in tutti i ruoli, insomma, giudice Levatino, più importanti, più drammatici, più teneri, cosa ti ha insegnato questo spettacolo? Cosa ti sta insegnando? Beh, innanzitutto l'energia di questo spettacolo è pazzesca, veramente musiche, balli, tutto un insieme di
un corpo pazzesco di attori, di ballerini, vabbè, di come cantanti, sempre come nelle, sempre, nelle, ma è veramente Vitaro, uno, no? Dei, sì, uno degli, dei musical più emozionanti che io abbia mai visto e in cui mi sia stato coinvolto, per cui sono felicissimo di fare questo papà cattivo, diciamo, almeno all'inizio. Che tu poi facevi sempre parti da buono, no? Per cui dico, capisci? Ci hai fatto anche, se non ricordo male, una commedia teatrale, che tu sei sempre quello buono. Troppo buono, era una scelta apposta. Esatto. E invece dimmi una frase cattiva che dice il tuo personaggio. Beh, il personaggio dice, lui è mio figlio e ne faccio ciò che voglio. Ti pare una frase da dire? No, non si dice. Quindi, mai dire una cosa del genere. Però ti aiuta anche molto a capire, nel senso, io come padre Jackie ho desiderio di, avevo il desiderio di fare il pugilato e vorrei tanto che Billy facesse il pugilato. Gli pago le lezioni di pugilato e lui fa fare le lezioni di danza. Dietro. Quando un genitore sceglie per il figlio sbaglia, esatto. Nel senso, quando una frustrazione personale, un desiderio tuo lo trasferisce a un figlio, magari quello non è quello che gli interessa. Certo. Quando scopro che veramente è la sua passione, io Jackie continuo a non capire niente di balletto, ma capisco che la sua passione è più forte e meritata. Senti, mi diciamo, mi stavi dicendo, no, c'è sempre il luogo comune di dire ai miei tempi. Sì, nel senso, è un modo di sfuggire ai tempi che viviamo, perché quando uno dice ai miei tempi però c'era questo, cioè la realtà è cambiata, anzi dovremmo dare, e questa è anche una bella opportunità, sono protagonisti in un musical e hanno 12 anni, cioè raccontiamo un'altra generazione, esatto. Allora non possiamo sempre rifarci ai nostri stereotipi, ai nostri modelli, perché è andato così avanti. Tutto avanti. Io quando ero ragazzino vedevo tre cosa film. Vi ha insegnato Giulio? Nella parte della recitazione, naturalmente. Che cosa, ma umanamente, com'è lavorare con un simile attore di, insomma, rilevanza nazionale, famosissimo? Sicuramente una cosa molto bella, perché è una persona veramente veramente speciale e quindi lo voglio. Io sono gli educati bene. E quindi ci ha aiutato anche molto nella recitazione, perché ad esempio io non avevo mai recitato e quindi mi è capitato molte volte di andare da lui e chiedergli se potevamo ripassare qualche parte, no? E lui c'è sempre stato per aiutarci, quindi grazie. Tre angioletti, che devo dire? Piano B lo avete? No. No, senza danza sono perso, veramente. Brian? No, vabbè, però. Cioè, piano non ti B, perderai. Danza. Andrea? Bravo. Danza. Bravo. Così sarà. Bravi. Allora, grazie dell'energia che ci avete portato, ma prima di salutarci, vi facciamo vedere un vero balletto. Forse qui i microfoni vanno tolti, o sbaglio? Sì, quindi toglietevi tutti questi inutili orpelli, come si dice, e così ci fate sognare su che cosa? Tchaikovsky, no? La codicigni, cosa facciamo? Sì. Ok, che no, bello. Vado a memoria, per cui, ok, perfetto. Dallassù Tchaikovsky ci guarda, ladies and gentlemen. È la scena finale, Andrea, del film. Emiliano, Brian e Sergio nel Lago dei Cigni di Tchaikovsky. È tutto vostro. Forza ragazzi, in bocca al lupo. Grazie davvero, grazie. Bravi, 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 che il talento rimanga sempre con voi, vi premi sempre, che la vita vi sorrida sempre. E va bene, buon Billy Elliot e buon vento per tutto. Salutatevi i genitori, mi raccomando.